Antonio Carrassi, comandante della polizia locale di Castiglione delle Stiviere, di nuovo negli studi temporali per filo diretto. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei, alla redazione e a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. Buongiorno. Quante multe ha dato oggi? No, scherzo, oggi ovviamente no. Non ha dato multe, dai. Allora, le vorrei chiedere però una cosa, mentre invitiamo ovviamente gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare SMS e messaggi WhatsApp è il 348-31-88339. Allora, vorrei chiedere un attimino, a proposito di multe, di una cosa che ha fatto un po' di clamore. La provincia, tra l'altro, mi pare abbia stabilito che il limite di velocità sulla ex statale che porta a Desenzano, o che viene da Desenzano, di 70 all'ora nel tratto comunale di Castiglione, ed è stato messo multa velox, giusto? Esatto. E questo multa velox è stato mal digerito da alcuni. Esatto. Allora, l'ente proprietà, quindi la strada, è assoggettata alla proprietà della provincia, la quale ha stabilito di concerto con noi che era un tratto di strada che era abbastanza pericoloso per l'alta velocità. È stata fatta un'analisi anche con la prefettura, con la polizia stradale, quindi tutti gli enti che convergono affinché un autovelox fisso senza contestazione immediata venga installato. C'è un iter procedurale dove è stato convenuto tra tutte le figure, tutte le funzioni che partecipano, che comunque era un tratto stradale ad alta velocità, che era necessario abbassare il limite, e l'unico modo, aggiungo purtroppo, lo sottolineo, è mettere dei dissuasori o degli autovelox, perché il buon senso dal punto di vista delle norme codice della strada, da oltre 30 anni che faccio questo mestiere, ne abbiamo ben poco, mi ci metto anch'io, e quindi l'unico modo affinché venga limitata la velocità in transito era mettere un autovelox. Da quella intersezione verso Castiglione era già ai 70 km orari. È stato incrementato tutto il tratto fino al limite di territorio con la provincia di Brescia, quindi con Lonato, e quindi è stato allungato anche il limite lì ai 70 km. Vorrei rilevare che comunque ci sono dei cartelli che sono nuovi e limpidi, ad alta fosforescenza, quindi chi viene da Desenzano prima di arrivare all'apparecchiatura che rileva la velocità, ci sono dei cartelli, ripeto, nuovissimi che si vedono. C'è uno speed check che indica la velocità di transito in avvicinamento un po' prima, quindi anche per il tempo necessario che uno possa rallentare e frenare, ma nonostante tutto, forse un po' di polemiche sono venute fuori anche sui social, nonostante tutto da un mese a questa parte le sanzioni sono ancora purtroppo tante. Siamo partiti con una media di 35-40 sanzioni al giorno nelle prime 2-3 settimane, adesso si sono un po' ridimensionate, ma sono sempre tante, siamo attorno a 20-25 sanzioni al giorno. In tutte queste infrazioni ci sono ovviamente alcune infrazioni che non superano i 10 km del limite, quindi conducenti di autovetture che non vanno oltre 80-85, quindi è una sanzione di 40 euro più le spese di spedizione dei verbali, ma ci sono anche chi transita a 110-120. Abbiamo rilevato addirittura una velocità a 140 km orari, che 140 si è già oltre limite persino in autostrada. Sì. Questo ci fa capire e rafforza ancora le nostre teorie, ancora prima di mettere l'apparecchiatura, che effettivamente quello è un tratto di strada dove si corre. Tra l'altro, diciamo anche, mi perdoni, lì c'è un incrocio che è pericoloso, e poco prima ci sono anche delle attività produttive, commerciali, sì, eccetera eccetera, con veicoli che si inseriscono. Esatto. C'è un'intersezione dove dalla primavera fino a settembre-ottobre c'è gente che cammina anche a piedi, biciclette, c'è l'ingresso del REMS che è abbastanza... c'è tanta gente che ci va, come diceva lei ci sono anche attività commerciali, e quindi era un'intersezione da tutelare dal punto di vista della velocità. Difatti anche sui social molta gente apprezza questo insediamento di velocità, appunto perché può fuoriuscire dall'intersezione con più agevolazioni dal punto di vista delle manovre, perché la gente appunto arriva un po' più piano. No, sa cosa? Può essere che magari uno si abitui
e magari delle volte si dica, si chieda, ma l'ho rispettato il limite, vero? Però in linea di massima di solito non però c'è un lo ha rispettato se si è abituato, no? C'è un flash a qualche decina di metri prima dell'apparecchiatura, un flash che abbaglia quasi. Per cui, no, si vede obiettivamente. Certo, sì. dove indica la velocità, nonostante tutto. È da, anche da sottolineare. Sono una cinquantina di metri, poi mi pare, perché uno fa in tempo veramente. Al momento giusto sono delle distanze indicate dalla provincia, quindi ci sono delle normative da rispettare ed è stata messa in quella posizione. Tutto questo è da considerare che siamo in un periodo di lockdown, quindi è un periodo dove la gente dovrebbe muoversi solo per lavoro, per salute e per urgenze. Quindi figuriamoci nei periodi dove ci si va al lago andata e ritorno, non oso pensare. Sai che questa è una cosa molto interessante, comandante. Voi che avete anche fatto controlli eccetera, in linea di massima quelli che si spostano in macchina lo fanno o per fare la spesa o per lavoro? Sì, ce ne sono. Noi italiani siamo un popolo di lavoratori, però allora possiamo concludere così, perché obiettivamente nell'ultimo lockdown, però, con tutte le attività che c'erano erano maggiori di quelle del primo lockdown. Sì, quindi la gente poteva muoversi con, infatti non c'era nessuno in giro, con tante altre motivazioni. Però siccome è una direttrice che va fuori comune, è anche una direttrice dove doveva essere effettivamente utilizzata solo per quegli scopi, perché chi va fuori comune in lockdown doveva avere proprio la necessità, e i numeri sono quelli. Figurarsi quando tutto sarà aperto con i transiti verso e da e verso il lago diventerà, se non ci diamo una regolata, insomma, un po'. Infatti, tra l'altro lei diceva che non è escluso che un giorno si metta anche molto velox dall'altra parte anche. Sì, tutto dipende. E adesso, venendo da Desenzano, bisogna stare attenti, ma giusto? Sì, ovviamente ci si può pensare. Noi prima di installarlo avevamo indicato alcune posizioni a Castiglione, perché ci sono delle lamentele in tanti punti, soprattutto negli ingressi principali di Castiglione, e questo era uno di quelli ritenuti più prioritari rispetto agli altri dove certo. è stato installato. Ecco, le vorrei chiedere una cosa, cambiando argomento invece, raccolta differenziata. Voi avete avviato in sinergia col comune da tempo una serie di controlli anche, no? Esatto, sì. E avete magari anche dato delle sanzioni. Sì, noi delle sanzioni siamo partiti con l'anno in corso, giusto per avere un'idea, del 2018, installando delle telecamere comunemente chiamate fototrappola, che sono, vuol dire libere e amovibili, non rimangono ferme in uno stesso posto ma li spostiamo a seconda delle esigenze. Le prime sono state installate nel 2018 e erano state rilevate nell'anno in corso 56 sanzioni. L'anno scorso siamo arrivati a 112 e quest'anno siamo sulla buona strada, perché rispetto al 2019, perché siamo quasi a 100 quest'anno. Io direi, interpreterei questo dato del 2020 anche maggiore, perché come si diceva prima, in un periodo di lockdown, di chiusura, la gente si muove meno e nonostante tutto siamo quasi pari all'anno scorso come infrazione. 100 persone che in quei punti dove abbiamo messo le telecamere hanno riversato materiale che non era congruo al verde, quindi era un problema. Questo fenomeno è difficile da debellare, e quindi l'amministrazione ha deciso di incrementare queste fototrappole. Quindi entro la fine dell'anno, se non nei primi giorni dell'anno prossimo, raddoppieremo le fototrappole. Ne abbiamo attualmente 3, andremo ad un minimo di 6 o forse anche 7. Quindi raddoppieranno i siti dove verranno installate le telecamere in modo abbastanza mimetico, per cercare di disincentivare questo fenomeno. Devo anche dire che nei punti dove sono state installate, in alcune posizioni, in un paio di posizioni, siamo arrivati all'obiettivo prefissato, ossia in alcuni punti attualmente è quasi 2 mesi che non rileviamo più sversamenti di rifiuti, quindi è proprio quello che l'amministrazione si prefigge nell'intento appunto di installare queste telecamere, che non è per fare cassa. Sono state inasprite le sanzioni per dare il segnale che chi sbaglia, anche buttando un pezzo di plastica nel verde, paga 200 euro di multa, quindi la sanzione è stata inasprita per quello. Le telecamere costano, vengono installate
a random nei vari siti, ripeto, non per fare cassa, ma per disincentivare. Tra l'altro anche lì il verde poi lo usano per fare compost, cioè magari dopo va sui campi e dove viene seminata l'insalata e poi noi ci mangiamo il pezzo di plastica tramite l'insalata. No, non è proprio così, perché non è così, mi spiegava dirigente della raccolta differenziata, tutto quello che va mescolato, purtroppo ci sono degli operatori che fanno solo quel lavoro, proprio stanno a guardare che uno non abbia messo, e quindi i costi li evitano a nostro sfavore, perché dopo le paghiamo nelle bollette. Per cui, esatto. Allora fermiamoci un attimino con Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme al comandante della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere, Antonio Carrassi, e questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato di telecamere, di fototrappole, eccetera. Parlando di una tecnologia un po' più avanzata ancora, che è quella che è collegata a un computer, legge le targhe, ti dice: guarda, questa macchina di Tizio ha pagato l'assicurazione, ma la revisione gli scade tra 24 giorni, 2 minuti, eccetera, e 8 secondi. No, scherzo, ovviamente, però appunto riesce a dire un po' tutto quanto di quel veicolo, i varchi, le cosiddette telecamere varchi. Esatto, no, non è esagerato, perché praticamente le nuove tecnologie fanno i raggi X alla macchina, addirittura ci sono tecnologie, quella che stiamo per installare adesso, quindi ne approfitto per dire che noi abbiamo 8 varchi indirizzati verso gli ingressi e le uscite di Castiglione, delle direttrici principali. Sempre l'amministrazione ha interesse nell'ambito della sicurezza, e quindi attraverso l'assessore dedicato ha indicato appunto di incrementare questi varchi, e li incrementiamo di 6 apparecchiature, quindi da 8 arriviamo a 14 apparecchiature. Queste ultime, che saranno installate non più tardi dei primi giorni di gennaio, saranno di nuova tecnologia e indicheranno, oltre ovviamente alle targhe, registreranno tutte le targhe che passano in quel tratto di strada, indicherà anche il modello della macchina, il colore, indicherà la revisione scaduta, l'assicurazione, proprio un vero e proprio raggi X alla macchina che passa, tutto in diretta, perché dopo noi potremmo avere la possibilità, come ce l'abbiamo con gli attuali apparecchi, di metterci a valle dall'apparecchiatura, quindi basta 100 metri oltre, e su un tablet leggere in diretta con la macchina quali sono le problematiche che può avere. Okay. Oltre ad avere una banca dati che è notevole anche per la polizia giudiziaria o per la sicurezza urbana, sì, tutte le macchine che entrano a Castiglione vengono registrate e hanno una memoria nel caso dovesse essere utile ricercarne qualcuna. Questa è una vera e propria rete che è stata cominciata un paio di anni fa, un po' di più, facendo mente locale, è cominciata con la passata amministrazione, gli ultimi anni della passata amministrazione, dove sono stati installati questi varchi. Adesso l'attuale amministrazione ha deciso di incrementare e quindi restringere di più la rete di chi entra, chi esce, registrarli dal punto di vista. Questo lo si fa nell'ottica, credo, per cui uno magari che conosce il territorio dice: c'è una macchina che non è revisionata, però io faccio quella strada lì, no? Passo da Madonna della Scoperta anziché, cioè, no? E magari non c'è, ecco. Invece, sì. Allora, quello che dice lei sulla revisione, sull'assicurazione, pur se è molto importante e residuale rispetto all'utilità che hanno queste apparecchiature, perché ripeto, possono dire tutti i veicoli che entrano e escono, quindi sia di persone per bene che non persone per bene, macchine in blacklist, macchine che hanno fatto delle rapine, macchine che stanno ricercando in transito magari tra Lonato e Castelgoffredo, che passano da Castiglione, hanno un'immensità di utilità, che è quello della sicurezza e della revisione è assolutamente residuale come strutturata. Non vuol dire che non è utile sapere le auto che non sono assicurate, certo, o revisionate, però ha un sacco di funzioni che, certo, quelle lì sono proprio le più la banali. Cronaca recente, relativamente recente, in segno c'era stata una rapina, no? Qua, e gli hanno beccato i rapinatori nella Bergamasca, dove che erano, grazie a tutto questo sistema praticamente gli sono... Addirittura inserendo soltanto il modello e il colore riporta una list di quel modello e quel colore, quindi assolutamente dal punto di vista della sicurezza urbana
proprio immensa. Allora, è pronto che le leggo i messaggi. Prego. Che sono arrivati. Fermo su questo, che è il primo che le leggo. Carrassi, grazie per il mastodontico lavoro che avete fatto e fate. Auguri a lei. Grazie, lo ringrazio anche da parte dei miei collaboratori. Di loro è la parte più importante. Io li rappresento soltanto. Carrassi sarà dai, basta, molto, e siete come Falchetti, appena scade il disco orario, tac. No, non è vero, abbiamo anche delle flessibilità, ma come ho detto già in tante altre occasioni, la multa viene data a chi, tra virgolette, consentitemi il termine, sbaglia, quindi non andiamo né a inventarci né a cercare i peli nell'uovo, usiamo della flessibilità e quindi eleviamo le sanzioni solo, certo, se è necessario. Comandante, mettete fototrappole di più, perché i simpaticoni che buttano i rifiuti dappertutto ci sono sempre. Sono d'accordo, io metterei una telecamera per ogni via, però purtroppo non è possibile dal punto di vista finanziario e anche della gestione, perché dopo quelle telecamere vanno osservate e vagliate tutti i giorni, costantemente. Carrassi, guardi che la statale per Desenzano da Mo che c'è senza autovelox, pertanto è uno sbaglio, dice un messaggio. Sì, la strada c'è da tanto tempo, da tanto ovvio, tempo, però sì. Dico, un limite nuovo con cartelli nuovissimi, no, una persona non dovrebbe interessare se c'è o meno l'autovelox, basta rispettare i limiti e nessuno viene danneggiato. Allora, il limite esiste e va osservato a prescindere. Poi c'è un altro messaggio, dice ci sono altri. Carrassi, lei è molto bravo, molto diplomatico, questo le fa onore oltre alla sua alta professionalità. Grazie, se è alta come statura l'accetto. Grazie. Sì, beh, la statura è alto, possiamo 1,81 m, 1,82 m. Ah, di più? Allora, altro messaggio. Comandante, troppi mandano messaggi alla guida. Allora, siccome le multe non bastano, proponga i lavori socialmente utili. Questo posso leggere. Non spetta a me. Propongono delle punizioni che non posso leggere, però questa volta la posso leggere, dai. Socialmente utili, va bene. Non spetta a lei. Allora, comandante, basta, smettetela di fare cassa. La cassa deriva, è una conseguenza di un atteggiamento che è sbagliato, l'ho appena detto, lo ribadisco. I limiti ci sono, i divieti ci sono, i dischi orari ci sono, basta osservarli. Tutti noi, ma non solo noi, ma credo tutta la nostra categoria, ha ovviamente, ognuno interpreta a modo suo, usa la sua flessibilità, altrimenti questo lavoro non potremmo farlo. Non possiamo stare lì con il fucile aspettare che scada il disco orario, come diceva prima quel messaggio di 5 minuti, questo è assolutamente impossibile. Ritengo, ripeto, che le norme ci sono, i segnali ci sono, viviamo in una situazione, in una realtà urbana assolutamente vivibile. Pensate, dove vivono in città, dove per trovare un parcheggio devono fare 3-4 volte il giro del quartiere, qui basta 100 metri dal luogo dove desideriamo andare e abbiamo tutti i tipi di parcheggio. Aggiungiamo per esperienza proprio che poi il giorno dopo scendi e dici dove ho messo la macchina e non ti ricordi più e passi un quarto d'ora a cercarla. Allora, volevo fare un piccolo inciso, sì. Dico, per esempio, il rilevatore di infrazioni semaforiche al semaforo dell'ospedale piantato da 10 anni, per 10 anni, anche attualmente, al di là del periodo del lockdown, dà le medesime sanzioni, la stessa media giornaliera da 10 anni. Cosa vuol dire? Cioè, chi passa con il rosso è un'infrazione tra le più gravi, eppure i numeri sono pari quelli, quindi non è il vigile o l'agente di polizia locale che va a cercare chi commette le infrazioni, ma siete voi o siamo noi conducenti, quando guido anch'io, che diamo la possibilità di farci elevare le sanzioni. Adesso un semaforo, c'è il preavviso, ci sono le canalizzazioni, ci sono le lanterne, nonostante tutto si sbaglia. Carrassi, se va tutto bene, però 600.000 euro di multe non la chiama cassa, punto di domanda? Riferito a che cosa? Prende al comune di Castiglione, non so, alla 600.000 euro. Ma credo che ce ne siano anche di più di 600.000 euro di sanzioni, ne sono state previste di più, il budget è di più di 600.000, ma sono tutte quelle persone che, come dicevo, da 10 anni a questa parte a semaforo continuano a fare delle infrazioni.
Poi, comandante, non cerchi di giustificare l'autovelox sulla statale perché è una sciocchezzuola fotonica, dice uno scrittore. La sciocchezzuola fotonica è stata approvata dalla provincia, dalla prefettura, è un tratto di strada dove c'è un limite luccicante, basta osservarlo e quelle persone non riceveranno delle sciocchezzuole. Ecco, un altro, basta autovelox sulla statale, è una vergogna, noi automobilisti siamo tartassati. Faccio presente che è il primo autovelox fisso che abbiamo nel territorio di Castiglione, dove altri comuni ce l'hanno da decenni. Guarda, ci sono due personali, io glieli leggo, ma si possono leggere. Uno mi fa sorridere, la pistola che ha è una Beretta calibro 9 a 15 colpi, me la fa provare, sono un appassionato, non c'è problema. Penso Commetterei un reato se gli faccio provare una pistola. E non è una Beretta. Non è una Beretta, questo ci incuriosisce. E un altro dice: comandante, mia mamma mi ha mandato le strascinete, che abbiamo già tradotto sono le orecchiette, una camionata, le ho offerte anche a Falcone, ne vuole? Punto di domanda. Volentieri, tante. Se sono già cucinate tante, volentieri, meglio ancora. La cima di rapa, però bisogna farle. Mi prende per la gola perché la mia terra mi porta nella mia terra. Ma infatti anche Falcone è di lì. Sì. Quindi le chiedo se noi abbiamo laboratori clandestini. Che ne sappia io conoscenza, no, ce ne sono stati in passato, i controlli ci sono, esiste una task force che è dedicata a queste cose da parte delle forze dell'ordine, ovviamente se dovessi essere a conoscenza di qualcosa del genere lo perseguirei e lo perseguiterei, adesso io no, se il radioascoltatore sa qualcosa in più lo invito a telefonare in comando e capire qualcosa in più. Poi però i cartelli dei limiti spesso non si vedono, dice un ascoltatore, sicuramente non riferito qua, effettivamente ci sono i cartelli nuovi, però sì, è vero che in alcune zone, magari non solo il Castiglione, prima mi veniva in mente una zona di un comune nella provincia di Brescia, ma vicino, dove c'è un cartello di 50 all'ora che è dietro un cespuglio, cioè proprio sì, se non sai che c'è non lo vedi, proprio. Non rispondo delle azioni degli altri, certo, ovviamente. Ne ho già abbastanza il mio territorio. Esatto. Allora Carrassi, salve, al pomeriggio c'è un simpatichino che parcheggia di traverso in Duomo e occupa tre posti, ditegli di usare buon senso. Vabbè, quello si potrebbe anche dire, è vero, sì, questa è una norma, è una norma di comportamento, a chi osserva le regole danno fastidio certe cose. Ritorniamo al discorso di prima delle 600.000 euro e delle sanzioni che vengono date, basta rispettare le norme e tutti ci rispettiamo un con l'altro. Perché è vero che lì non ci sono le strisce, però sì, se tutti mettono una macchina così, tu me la metti così, è vero che mi va a occupare tre posti. Manca un po' di buonsenso. Esatto. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere, gli auguriamo buon Natale, felice anno nuovo, ci vediamo l'anno prossimo, penso a questo punto, però non so. Ricambio gli auguri a tutti i radioascoltatori, ai miei collaboratori e all'amministrazione e a tutti voi. Grazie, 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 buongiorno. Grazie comandante. Buongiorno.